Buongiorno, eccoci qua con la prima intervista che faremo ad uno dei nostri partner che ha presentato il progetto per IEA Awards di IAstar nel 2021. Siamo collegati, vediamo un po', con il nostro amico Gastone Grassetti di Telefonia Globale. Ciao Gastone, buongiorno, Buongiorno. come stai? Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Cominciamo a parlare un po' della tua azienda, no? Chi sei? Chi è Telefonia Globale? Allora, buongiorno di nuovo. La mia ditta, come dicevi tu, è Telefonia Globale. La sede è praticamente a Pesaro, praticamente al nord delle Marche, confine con l'Emilia-Romagna. Si occupa prevalentemente di telefonia, come lo dice il nome. Fondamentalmente noi vendiamo impianti telefonici, ma creiamo anche reti informatiche per i clienti, come, non so, la gestione di tutto il cablaggio strutturato di un'azienda, la connettività in fibra ottica, ci occupiamo di ponti radio per trasmissione dati e facciamo anche altro fuori dal mondo della telefonia e della trasmissione dati, che sono digital signage e qualcosa di video. Fondamentalmente la nostra filosofia sarebbe quella di gestire nei dettagli il cliente finale, in modo di poterlo fidelizzare, mantenerlo nel tempo e non perderlo, insomma. Beh, Questo è un po' quello che facciamo. molto bene, Gastone, molto bene. Curiosità mia, da quanto tempo lavori con IAstar? Ma una domanda, quali sono le tre principali caratteristiche di questo brand che ti hanno convinto nella sua scelta? Allora, io sono praticamente circa 3 anni che lavoro con IAstar. Ho iniziato a seguire il brand perché ho visto tramite internet, tramite distributori, che c'era una grande dinamicità dietro questo marchio. Poi di conseguenza, chiaramente, ho acquistato i primi prodotti, li ho testati, li ho provati, ho visto che comunque hanno un ottimo funzionamento e fondamentalmente soddisfano tutte le richieste dei principali clienti che abbiamo, insomma. Poi un altro dei motivi che ci ha fatto scegliere di lavorare con IAstar è la disponibilità dei partner italiani con un supporto tecnico, insomma, mi è piaciuta molto questa realtà. Ascolta, parliamo adesso un attimo del progetto perché sono veramente curioso di capire come hai affrontato il progetto, soprattutto diciamo così, quali sono diciamo, le richieste che devono essere soddisfatte. Intanto partiamo con questa parte del progetto. Questa azienda aveva l'esigenza di, siccome hanno 15 punti vendita tra Marche e Emilia-Romagna, aveva l'esigenza di poter gestire in maniera più flessibile la gestione dei clienti finali, dei loro clienti finali. Cioè, praticamente, nel senso che quando un cliente telefonava verso il punto vendita, doveva avere comunque una risposta di un IVR o una risposta di un servizio di cortesia che gli potesse dare. Lo potesse far sentire accettato e la voglia di aspettare la risposta dell'operatore. Quali sono state le difficoltà che hai dovuto affrontare? E la mia risposta è: come le hai sorpassate? Allora, fondamentalmente, io ho proposto al cliente una centrale telefonica IAstar P550 con un gateway VoIP TG1006, che praticamente ci serviva per inserire queste 15 SIM che facevano capo ognuna a un punto vendita, e hanno scelto IAstar comunque dopo avergli fatto una demo, ha visto praticamente la facilità di usare il client Linux, la possibilità della personalizzazione delle condizioni temporali dei negozi, perché magari dei negozi che lui ha, dei commerciali hanno degli orari differenti rispetto a un classico negozio. Per questo, diciamo, ci ha fatto un po' la granularità, come dite voi, di questa macchina, ha fatto scegliere il cliente. Allora, progetto terminato, immagino,
cliente, spero, altamente soddisfatto. Ah, Certo, bene. certo. A questo punto vorrei chiudere con te. Ti chiederei di indicarmi tre buoni motivi per continuare a scegliere Yastar rispetto agli altri nostri competitor. Non te ne chiedo tanti, te ne chiedo tre. Ok? Tre buoni motivi. Ma direi il primo, per la mia esperienza sto parlando, perché praticamente i prodotti Yastar sono di ottima qualità ed alta affidabilità. Questo direi che è il primo. E poi un'altra cosa molto interessante di Yastar è che Yastar segue fondamentalmente le richieste degli imprenditori barra installatori, rendendolo operativo comunque anche in breve termine, perciò anche le richieste che noi facciamo vengono comunque supportate da Yastar. E la terza, direi che le caratteristiche dei prodotti non hanno una, come dire, che mette nel mercato, sono sempre migliori e si vede che praticamente dietro c'è una ricerca molto evoluta. Perciò sicuramente Yastar è una realtà da seguire, insomma. Io ti ringrazio tantissimo, Gastone, perché è veramente un piacere. Noi ci siamo conosciuti, hai partecipato ad uno dei miei corsi, quindi poi c'è un rapporto anche umano, personale molto bello. Io sono contento che oggi, in questa giornata, possano anche gli altri partner italiani sfidarsi in progetti simili al tuo. Confido che quest'altro anno non sia tu ad essere presente qui con me in questa intervista, ma sia un'altra persona e magari tu possa partecipare al prossimo IEA Awards internazionale. Gastone, io per il momento ti devo salutare e lasciamo la parola agli altri intervistati che saranno con noi fra qualche istante. Un abbraccio a tutti, a fra un po'. Ciao ciao!